Ciao, eccomi qua di nuovo con tantissimi progettini da farmi vedere. Vi volevo ringraziare per le visualizzazioni dell'altro video, siete sempre tantissimi, grazie mille. E grazie anche per gli acquisti che fate su Amazon attraverso i miei link, così mi date una mano anche a prendere nuovi libri. Oggi ve ne farò vedere uno che è una chicca. Allora, iniziamo dagli acquisti. Allora, ho comprato delle cake di cotone, perché qua tra un po' si inizia ad andare sul cotone. Allora, della Epifill e della Silky. Allora, della Epifill ho preso queste. Che è un 50 cotone e 50 microfibra. 150 grammi 600 metri con i ferri 3,5 4 si lavora. E aspettate, sì, poi ce n'è una aperta, la faccio vedere poi aperta. E ho preso due di questa colorazione qua. Poi due di questa colorazione qua. Marrone, verde, beige. Poi una perché una ce la sto usando per fare uno scialle di questa colorazione qua. E due, perché però sono tutte insieme perché mi si stavano smontando, di questa colorazione qua. Vedete? E un 4 capi. Non so se si vede, eh. È un 4 capi. Vabbè, si vede qua comunque. Allora, un 4 capi, quindi rimane morbidissimo nella lavorazione. Io lo lavoravo, perlomeno l'ho campionato, mi sembra, con il 4 e mezzo per uno scialle, perché lo volevo bello morbidone. Però secondo me anche con 4 va benissimo. E mi sembra che l'ho pagato 5 euro l'uno. 5 euro il gomito nonno, o meno, no, forse 4 euro. 4 euro il gomito nonno, 4 euro la cake. Poi ho preso anche questi Metropol. Aspettate, che sono stordito. Questo si chiama Epifill Epi Capri. Eccoli, Epifill Epi Capri si chiama. E invece questo è il Metropol Silky. È un po' multicolor tinta pastello. Allora, 100% cotone questo. Ne ho presi 3, che 100 grammi, 205 metri. Si lavora con ferro uncinetto 4-5. Sì, anche questo 4,5 secondo me sarebbe giusto. E ne ho presi 300 grammi perché c'erano solo quelli, 3 euro l'uno, mi sembra che li ho pagati, perché costavano tipo 5, una cosa del genere. Non so se si vede bene, sì, ecco qua, così. Così per quest'estate vedremo di fare un po' di magliette, un po' di qualcosa. Vediamo un attimo, perché le cake le adoro perché fanno tutto loro. Fanno tutta la nuance di colore, quindi anche un mondo abbastanza semplice rende. Poi ho fatto un acquisto compulsivo, diciamo, è già un po' che avevo adocchiato questa Rocca, non so se da voi c'è il GS che vende anche, oltre stoffe anche filati, e ha anche le rocche di maglieria a macchina. Ho comprato questo. Allora, 1,5 kg di velluto blu. Allora, è sottile, eh? Aspettate che vi prendo, eccolo qua il filetto. Morire se mette a fuoco. Allora, io l'ho lavorato doppio col 3, fin troppo duro, col 3,5 viene spettacolare. E vediamo, volevo fare una maglietta a mia mamma, comunque qua ci esce il mondo, perché con 1,5 kg voi avete idea di quanti metri siano? Quindi o lo lavoro io, o vedo un attimino, darò a una mia amica da fare qualcosa a macchina, magari una maglia mia mamma, adesso vedremo. 5 euro, 1,5 kg. Questi sono affari. E comunque bella, morbidissima. La mia paura era che attirava pelucchi, invece non attira un pelucco. Infatti vedete che è attaccato, non ha peli, pelucchi vari. E boh, vedremo cosa farci. E
Di acquisizione mi sembra basta. Poi ho preso il libro che vi farò vedere dopo, però. Vi tengo sulle spine. Allora, progetti finiti. Nell'altro video vi avevo fatto vedere questo filato, che è ML527 di il sito Lana di Biella, che è un filato per calze. 75% lana, 25% poliamide. Allora, c'era scritto sul sito che bastava per fare un paio di calze da uomo. Ok, allora ho finito un paio di calze, che è una misura da uomo, diciamo dal 40 in su, dal 40-45, e finite, belline, lavorate col 4 perché le volevo un po' morbidine. Più ne ho iniziato già una numero 37-38. Devo fare l'altra, quindi ho fatto già un paio di calze grandi e mezza. Guardate quanto è che l'avanzo. Qua mi sa che, chissà, se mi viene ancora un altro paio. Boh, vedremo. Magari faccio il calzino sbagliato, così se si perde uno ce l'abbiamo. E adesso prossimamente farò l'altro di questo qua, che è un 37-38, e vediamo poi cosa avanza. Vediamo un po' che magari riesco a fare un altro paio, chissà. E via, questo è il progetto finito, finito. Queste calzine qua. Proprio bello, perché è anche tutto dritto, vedete che belle sfumature. È proprio uno spettacolo sto filato, mi piace proprio. Chissà che prenderò qualche altra sfumatura prima o poi. Perché rende un sacco, costa poco, perché non mi ricordo quanto costava, costava pochissimo. E rende un sacco. Mamma mia, non pensavo rendeva così tanto. Allora, poi, ieri, domenica, cosa faccio? Ma si inizia una borsa. Ho iniziata e quasi finita. Allora, è tutta a punto basso, poi ho iniziato la nocciolina per la patella. E ho messo questa bella chiusurona, vedete, tac, e si tira su. L'ho già irrigidita con la rete. E ho già fatto i fianchini irrigiditi con la rete. Adesso manca solo fodera e cucio tutto. Spettacolo. E ho lavorato con un cordino che avevo qua, che non mi ricordo di che marca è. Con l'uncinetto 3,5. Mi sembra che ho montato 39 catenelle iniziali, poi ho fatto, non mi ricordo quanti centimetri al punto basso, e volevo una pochettina piccolina. Aspettate che vi dico anche la misura, eccolo qua, il centimetro. Questa alla fine sarebbe 20 centimetri di larghezza per più o meno 15 centimetri di altezza. È una pochettina. Carina. Adesso poi ci devo mettere ancora i ponticelli qua nei laterali e ho la catenina già bella che è pronta da metterci. Una giornata, perché alla fine la maglia bassa si fa in un attimo. Il più sono le noccioline che ci vuole un po' più di tempo, vabbè, i giri con la rete, ma è una borsa facilissima, proprio facile. Così, questo è il progetto della domenica. Poi l'altra borsa che mi sembra che avevo fatto vedere, quella blu, l'ho quasi terminata. Manca solo la fodera anche qua. Se vedete qua del filo che sporge, perché li ho attaccati vedete, con queste borchiette che volevo che rimanessero dentro. E poi vabbè, vanno cucite anche un pochino qua dai laterali, infatti ho lasciato un po' di filo in più extra. E dietro invece no, dietro è bella, è liscia liscia. Con la clic clac. Il manico è in bambù. Un bel progettino. Vi lascio di nuovo il link del tutorial di questo progetto. È veramente uno spettacolo. Adesso devo cercare una fodera bella blu, no, blu notte. E fare le fodere, anche questo è finito. Bello, anche questo è un bel progettino. Poi vedete un po' traforatina, rimane
Attualmente tra Focaccini in mezzo invece c'è questa banda di maglie alte. Non so se si vede. Sì. E diciamo che sono nel periodo boss. Eh sì, diciamo che sono nel periodo boss. Allora, vi ricordate questo filato qua che vi ho fatto vedere nell'altra recensione? Sempre preso dalla lana di biella. È il cotone flamenco. 100% cotone. Egiziano marcerizzato. Aspetta, dove c'è scritto? 100 grammi. Sì, vabbè, devo smontare tutto. 210 metri. Ferro uncinetto 4-4,5, ma secondo me è anche fin troppo. 4-4,5. Ho iniziato queste mattonelle. Indovinate un po' cosa voglio farci? Una borsa, naturalmente. Ho usato i colori che vi ho fatto vedere l'altra volta, più il nero. E allora, sondaggio. Volete il tutorial di questa piastrella? Se sì, scrivetemi nei commenti e cercherò di farvi il tutorial in settimana, magari. Extra podcast. Perché secondo me è proprio una bella piastrella. Sì, coperte, borse, si può fare qualunque cosa, secondo me. Proprio è carina. Non è difficile ed è carina. Bella, mi piace. E l'ho lavorata col 3,5. Perché allora, fosse stata una copertina anche se era bucata. Chi se ne frega. Invece, per fare una borsa non volevo. A parte vabbè, il buchino centrale, che quello è niente, non volevo fosse molto bucata invece qua. Dai lati, quindi ho usato il 3,5 perché poi tra rete e tutto, poi invece sì, poi si vede e non mi piace per niente. E allora ho lavorato col 3,5, però mi sembra che viene abbastanza bene. Ci ho fatto una marea di prove perché non riuscivo a trovare il modo di farle, invece meno male che gira e rigira l'ho fatta. Voi pensate, se riesco ve le prendo. Avevo fatto un po' di prove. Eccole qua. Allora, con 12 maglie alte invece che 16, 12 maglie alte invece che 16, solo che ho sbagliato un po' l'ultimo giro, quindi mi è venuta così esagonale. Però anche così non è male, devo farci un pensierino. Poi l'ho rifatta quadrata, ma vedete che è troppo ovale, troppo arrotonda, non è dritto il bordo, perché è un po' muzzo. E invece poi finalmente ho trovato la quadra. 16 maglie alte, 16 noccioline, altre 16 noccioline, poi c'è l'ultimo giro di maglie altissime, maglie alte, mezze maglie alte per inquadrare il tutto, diciamo. È un bel progetto. Poi sto cotone si lavora una meraviglia proprio. Questo qua. Vi metto il link sotto, è sempre di filati di biella, eh. Dove trovate questo? Anzi, vi metto il link proprio a questo cotone qua, che è una bomba. È uno spettacolo, non si divide. Una bomba. Uno spettacolo. Poi ci sono 2 milioni di colori. Mi sembra 45 colori disponibili. Poi mi sto dilungando un pochino. C'è un po' tanti work in progress in questo periodo, eh? Borse. Allora, prima di farvi vedere quella di lana che l'ho finita, ma non è che l'ho finita. Attualmente va irrigidita e foderata ancora. Vi faccio vedere questo che sto lavorando adesso. Aspettate che allungo l'asola. Forse così lo vedete meglio. Allora, con il Cordino Swan Black Glitter. Aspettate che cerco il colore. Cordino Swan Glitter Bordeaux Oro, colore 007. Mezzo chilo. Sto facendo questa borsa, che in teoria poi sarebbe così. Devo andare avanti di 56 cm. Ancora qua mi sembra che sono una trentina, quindi ancora ce ne va. Per fare poi una pochette, però fate conto che non così, ma più o meno sarà la
sarà la patella, fate conto, che verrà più o meno una cosa lunga, lunga così per la patella, to. Una cosa del genere. E è bella. Adesso stavo pensando se farla tutta, tutta, tutta noccioline, che gli hanno fatto una verde, mia mamma, verde militare così bellissima, oppure fare... Beh, viene più grande, eh? Il sopra, perché poi verrà lunga fino qua la patella, quindi prende tutto il davanti. Tutto il sopra, tutto il dietro a nocciolina e questo pezzo davanti che poi non si vedrà a maglia bassa. Vediamo un po' andando avanti quanto cordino mi rimane e tutto il resto. Poi deciderò. Bello, comunque mi piace. È una... Punta nocciolina mi piace proprio. Poi questo qua, io non so se si vede che è un po' glitterato oro. Bordeaux glitterato oro. Spero che si veda. Bello, mi sto spaccando le mani, perché sto lavorando col 4, ma mi sto spaccando le mani perché fare le noccioline mi spacco le mani. C'è niente da fare. Faccio tre maglie alte chiuse insieme per fare le noccioline perché il filato è bello tosto, bello spesso. Qua mi sta uscendo il punto. Ok, avanti. E quindi oggi questo è il progetto della giornata. Che sto andando avanti. Piano piano. Tutto il giorno che ci lavoro. Un po' di work in progress, giusto giusto per non annoiarsi. E voi siete monogami o poligami come work in progress? Rispondete nei commenti, vi aspetto, mi raccomando. Allora, non so se vi ricordate in un podcast di qualche settimana fa, sì, un po' di settimane fa, non mi ricordo se è il terzo o il quarto podcast, vi avevo fatto vedere una borsa a trecce blu. Si vede bene, non si vede, sì, dai che si vede. Ok, così si vede. L'ho rifatta in lana. Il pannello centrale è finito e ho finito anche i due laterali. Con la trecciona da 6. 1 e 2. Adesso devo fare un giro di maglia bassa qua e mettere la rete, un giro di maglia bassa qua e mettere la rete, un giro di maglia bassa nel pannello e mettere la rete, foderare tutte e tre, cucire tutte e tre. E le maniglie, mi sembra basta, poi mancano solo le maniglie, che devo decidere cosa mettere di maniglie. E anche questa è bella, mi piace. Qua ho usato questa lana che non ce l'ho portata, si chiama Chiccheria di Tropical Lane. Il negozio che ce l'aveva aveva gli ultimi gomitoli, quindi anche lì li ho preso tutte via. L'ho lavorata con i ferri del 6 perché vedete com'è bella morbidosa. Poi la rigidisco, però la volevo bella sofficiosa, sofficiosa. E via. E questo è l'ultimo work in progress. Diciamo che ne abbiamo da fare. Aiuto. Piano piano, una per volta la finirò. Allora, io sono molto estate uncinetto, inverno maglia, però tante volte diciamo che va a giornata. Ad esempio, oggi e ieri c'avevo uncinetto in mente, punto, basta. Invece già l'altro giorno ho lavorato a maglia, quindi va un po' a giornate. Libro, libro. Io sto aspettando sto benedetto corriere Amazon che mi porta un altro libro, l'ultimo che mi manca. Non voglio svelare niente. Comunque l'ultimo libro della Valentina Cosciani che mi manca, che non mi ricordo come si chiama. Vabbè. Prossima settimana ve lo faccio vedere, sicuro. Allora, oggi vi faccio vedere questo, vi metterò il link sotto. Mi raccomando, passando da quel link, fate i vostri acquisti, qualsiasi acquisti che volete fare, così mi arriva una micro percentuale così da riuscire ad acquistare nuovi libri e da farvi vedere su Amazon. Il punto brioche della Paola Albergo. Io mi chiedo, perché delle calze c'è solo un libro in italiano? Del punto brioche c'è solo un libro in italiano? Che peccato. Quindi questo è l'unico libro in italiano che spiega il punto brioche
Bene, è l'unico libro, appunto, quindi non è che c'è tanta scelta. Costa anche un po', 27 euro su Amazon, ho pagato, della Corrado Tedeschi Editore. La Paola Bergamo è uno spettacolo, fa delle cose spettacolari, proprio una bomba. Allora, qua c'è scritto, lavoro a maglia, da quando avevo do ho dovuto passare una lunga estate a letto per una frattura del femore ed è stato subito amore. Senza smettere di sferruzzare, sono stata prima un'interprete traduttrice per il russo e poi ho lavorato quasi 20 anni come programmatore. Ora scrivo algoritmi per la lana. I miei modelli si possono trovare sia su Ravelry, sia su diverse riviste anglosassoni. Mi piace sperimentare cose nuove, almeno per me, esplorare colori, texture, costruzioni e continuo a meravigliarmi di quante incredibili possibilità ci sono dentro un semplice filo. Spettacolo. Allora. Ringraziamenti, premesse e tutto il resto. Introduzione al punto brioche. Allora, lei spiega tutto l'avvio tubolare, la chiusura tubolare con l'ago, tutti questi macelli vari. Io invece ho seguito. Allora, proviamo a spegnere la luce, che dite? Sì, dai, un pochino meglio. Allora, questa è la via tubolare. Tutto sto spiegone qua è la via tubolare. Questo pezzettino qua sopra è la via che faccio io. Semplice, semplice. Poi, chiusura del lavoro. Sempre la mega chiusura con l'ago a tubolare, oppure la micro chiusura che alla fine è quella elastica, la chiusura elastica abbastanza normale. Penso che è arrivato il corriere, falso allarme. Quindi c'è la chiusura tubolare con l'ago e poi c'è la chiusura normale che è la chiusura elastica. Comunque spiegato benissimo. Poi tutte le abbreviazioni standard con tanto di foto. Quindi rovescio brioche, dritto brioche, gettato con lo scialle. Io lo chiamo scialle. Allora, la cosa bella di questo libro è che non c'è una parte teorica e una parte con i progetti. C'è il progetto, per esempio, una sharp, e la spiegazione del brush è un colore in piano. Quindi vi fa la spiegazione del brush è un colore in piano e subito dopo Filius Bonacci. Sharp semplice e colorata. Lavorata a punto brioche è un colore in piano con una semplice sequenza di Fibonacci. Quindi vi spiega come fare il punto brioche in piano a un colore e poi subito subito vi spiega come fare la sciarpa. Stessa cosa, si va avanti. Brioche, poi spiega brioche a un colore in tondo, brioche a due colori in tondo, lavorare in tondo per lavorare in tondo due colori. Varianti, suggerimenti e poi inizio. Ciclamino, scaldacollo. Aspettate che c'è una foto più bella. Eccola qua. Bellissimo, questo mi piace tanto. Poi si va avanti, c'è una borsa che mi ispira molto. Poi c'è anche una chiusura a tre ferri, un altro tipo di chiusura, un I-cord. Poi, brioche a due colori in piano. E vi fa vedere un cuscino. Poi si va avanti e iniziamo con aumenti e diminuzioni a punto brioche. Allora, aumento brioche semplice, aumento inclinato a sinistra, aumento inclinato a destra, diminuzione brioche semplici. Tutto con 200.000 foto che vi fa vedere. Però le foto non è che secondo me servono molto perché, però io le capisco poco. Però è scritto talmente bene che comunque si capisce tutto. E con gli aumenti e le diminuzioni iniziate a fare uno scaldacollo. Vedete? Vi fa fare subito uno scaldacollo che si chiama Belle Époque. Tutta la spiegazione. Poi c'è una maglia o un gilet. È un gilet. Si chiama diagonale, poi tutte le spiegazioni,
Questo scialle stra super bellissimo. Secondo me gli scialli sono la morte sua, dico io, della Polo al Bergamo. Spettacolo, veramente una bomba. Poi c'è più avanti, aumenti e diminuzioni complessi, multiplo, poi come fare il vivagno, come aggiungere le perline al punto brioche che io non farò mai neanche a morire. Diminuzione del brioche doppie, diminuzioni doppie, aumento doppia, aiuto, quindi ok, c'è un po' da morire. Questo cappello super strabellissimo, anche qua con aumenti e diminuzioni doppie, triple e quant'altro, che si chiama intrecciato. Questo scialle, aspettate che mi sembra che di questo scialle ci sia una foto un po' più bella. Eccolo qua, infatti, che sembrano tutte conchiglie. È bellissimo, mamma mia, proprio uno spettacolo. Poi c'è questo scialle che c'è in copertina, come, mi sembra come ultimo progetto. Sì, come ultimo progetto. È lungo un botto di pagine, eh. Ecco questo qua che c'è in copertina. Che c'è da dire? È un libro da avere, secondo me. Ok, che ci sono tanti video su YouTube, ma i modelli a punto brioche, secondo me, sì, ci sono, ma anche su Ravelry non ce n'è così tanti in italiano, secondo me. È un libro da avere. Io ho aspettato un po' perché non è che costa poco, però sono proprio contento di averlo preso. E ho iniziato a fare dei campioni. Allora, intanto vi faccio vedere i campioni, poi vi spiego i macelli che faccio. Punto brioche in piano un colore. Sono proprio campioncini e non sono campioni per fare i calcoli, eh. Che qua poi mi fanno il mazzo che faccio i campioni piccoli. Poi campione. Punto brioche in piano due colori. Che da un lato è così e dall'altro è alla rovescia. E aumenti e diminuzioni. Diminuzione e poi qua, non so se si vede, ho rifatto l'aumento. Qua, vedete che poi si divide di nuovo. Giusto da fare qualche prova. E dall'altra parte rimane invece così. È una bella tecnica, eh? Non è facile. Questo lo dico, non è facilissima, bisogna un po' prenderci la mano. Io ho iniziato uno scaldacollo con una merino, che ho detto, ma sì, proviamo, vediamo un po'. Devo trovare un video, perché qua sul libro ancora non l'ho trovato, perché secondo me non c'è. Come tirare sulle maglie quando o vi cade un punto o sbagliate un punto. Io ero tanto così, nello scaldacollo. Sono andato in palla con un punto, ho provato a tirarlo su in 200.000 modi. Niente da fare. Ho dovuto smontare tutto. Prima o poi ci riproverò comunque. E questo è tutto, ragazzi. Io vi ringrazio per la visione, se siete arrivati fino a qui. Mi raccomando, vi aspetto nei commenti, che ho sempre un sacco di commenti che mi piacciono da matti, che vi rispondo molto volentieri. Vi lascio tutti i link del libro, dei filati, di tutto. E vi aspetto alla prossima, mi raccomando. Ciao!